Buongiorno, mi chiamo Barbara Cerro e sono l'assessore alle politiche sociali del Comune di Marino. Il progetto di cui voglio parlarvi oggi si chiama Resta a casa con noi, non sei solo. Veramente questa amministrazione non ha abbandonato per un minuto i cittadini, in quanto ha messo in campo sia dal punto di vista sociale, economico e psicologico tutto il supporto che serviva. E soprattutto nelle prime due fasi, fase 1 e fase 2. Buoni pasto per 1630 famiglie, 27 commercianti della piccola e grande distribuzione coinvolti, assistenza domiciliare a casa per persone over 65 o disabili, Croce Rossa che andava per il territorio e fuori del territorio per consegnare e riprendere le persone che dovevano rientrare. Protezione civile che andava a consegnare i pacchi che insieme alla Caritas, soprattutto nel primo periodo, erano stati messi in piedi per poter aiutare tantissime famiglie. Volontari che hanno aiutato a fare il centralino di primo e di secondo livello. Il secondo livello rispondevano le assistenti sociali per prendere in carico tutte le esigenze. Un bellissimo portale sul nostro sito dove si sono messe tutte le attività gratuite che le associazioni hanno messo a disposizione per far passare il tempo ai cittadini, ginnastica, musica, libri e quant'altro. Tanti gli sportelli gratuiti da remoto abbiamo continuato ad avere, Umana per quanto riguarda i curricula, il supporto psicologico, supporto materno, supporto per le donne vittime di violenza, GAP, gioco d'azzardo patologico. Il progetto si sta concludendo e diciamo che tutte le cose che abbiamo messo in campo stanno piano piano finendo. Insomma, un'esperienza umana eccezionale che non dimenticheremo mai.